Sì, ci tenevamo tantissimo a fare questa vittoria perché venivamo da due pareggi in casa, anche se giocati bene, però avevamo raccolto solo 2 punti. È stata bella la partita perché è pur sempre un derby, quindi poi venivamo anche da una vittoria fuori casa e dare continuità è sempre una cosa positiva. No, penso che come tutti si è visto che il primo tempo siamo andati un po' in difficoltà perché loro. Secondo me è una delle squadre che gioca a calcio. Siamo andati, cioè, un po' in difficoltà nel prendere, però non è che hanno creato chissà quante occasioni, forse una pericolosa. Poi, secondo tempo, siamo entrati con un altro approccio, abbiamo cambiato qualcosa. L'ingresso di Pisci sicuramente ha cambiato un po' le cose. Poi, dopo l'1-0, avevamo questa voglia di portare questa vittoria a casa, poi è successo anche l'episodio del rigore, dispiace, con il rigore sbagliato si è creato un vero e proprio caso e questo mi dispiace, è la delusione più grande. E poi si è patito ancora un po' verso il finale, ci tenevo anch'io a far gol perché la mia famiglia non viene spesso allo stadio, erano domenica, sabato erano presenti, volevo festeggiare con loro, però è andata così. No, vabbè, cioè, secondo me ora sta diventando un caso perché chiunque vada sul dischetto dal prossimo rigore c'ha un macigno, cioè nel senso una responsabilità grossa, però bisogna stare tranquilli, ora sarà il mister come tutte le cose a individuare chi calcerà il prossimo rigore. Il nostro rigorista è Sinigaglia, però prima della partita il mister ha preso la decisione di che fossi io il rigorista con la partita con la Lucchese, quindi non mi sono sentita di calciare, ero convinto di far gol. Sono andato con tanta convinzione, forse questa non è bastata perché dovevo guardare più il portiere che si è buttato un po' prima e bastava un po' spiazzarlo. Quindi non deve diventare un caso, dispiace, cioè, l'unica nota positiva è che non ha influito sul risultato, però a me è dispiaciuto un sacco. No, sicuramente, quando perdi 6-0 in casa e quando cambi l'allenatore, sicuramente qualcosa succede nella squadra avversaria. Sicuramente saranno più arrabbiati, cioè ci sarà più concentrazione da parte di tutta la squadra, perché quando cambia allenatore anche i giocatori che non hanno giocato fino a questo momento sono chiamati in causa. Quindi secondo me sabato non sarà per niente facile, però noi dobbiamo avere l'entusiasmo di queste partite, la consapevolezza di quello che stiamo facendo e giocarcela come abbiamo sempre fatto in tutti i campi. Secondo me questo campionato è ancora più livellato rispetto all'anno scorso, tolta la SPAL che è stata costruita veramente per vincere perché cioè, parte da un gruppo importante dall'anno scorso e sono stati inseriti calciatori di categoria. Il resto è sono squadre equilibrate. Secondo me anche la pista di se stessa può vincere con tutte, ma può perdere con tutte. Quindi noi dobbiamo essere bravi a stare concentrati, a fare dell'umiltà la nostra forza e lavorare perché quest'anno penso che sia la cosa più importante, perché abbiamo un allenatore che ci fa lavorare tanto e i frutti si vedono, perché non basta lavorare sul campo, ma bisogna anche lavorare sulla testa e questo Alvini è molto bravo. Ma io l'ho detto altre volte, forse non l'ho mai detto a voi, cioè, il mio obiettivo è pensare a Rimini, perché sicuramente il mister è una persona ambiziosa, è la sua forza, perché uno che parte da allenare gli amatori, arriva in Lega Pro con le sue mani alla Pistoiese, la sua forza è proprio un vincente. Però io invece la vedo nel senso, qualsiasi cosa si voglia fare si deve passare dai 43 punti. Io sono molto scosso dall'anno scorso, quindi cioè, parlare dei playoff ora e poi ritrovarsi a giocarsi la passata avversa è sbagliato. Quindi il mio obiettivo è arrivare quanto prima a 43 punti. Prima si arriva, prima ci si può togliere delle soddisfazioni. E sono convinto che questa squadra possa togliersi delle soddisfazioni se rimane umile e crede nel lavoro del mister. Sai, ci sono delle settimane che vanno preparate anche mentalmente, questa è una di quelle settimane che va preparata bene mentalmente perché, sai, a volte vieni da 2 vittorie e ti senti fin troppo bravo, invece bisogna avere ancora fame e cercare di fare risultato anche a Rimini perché si lavora meglio quando si vince.